condividendo anche molto l'impostazione che è stata data anche precedentemente, e rileggere anche dal punto di vista, chiudendo anche il tema del rammendo, della fatica, la rileggo dal punto di vista di un'esperienza che sto vivendo, che è quella di una realtà collocata in una delle periferie di Milano, con una riflessione, mi permettete, all'inizio a citare, quando il cardinale Martini, quale questo collegò sempre qualsiasi esperienza di socialità, di condivisione sul territorio a uno spazio culturale, deve produrre cultura e non assistenzialismo, e deve produrre quindi una capacità di orientare il futuro attraverso una lettura attenta del presente, attraverso la sollecitudine che viene dagli spazi di riflessione, ma superando l'idea dell'assistenzialismo, del modo di paura che sta anche prendendo sostanzialmente, e dando categorie culturali plurali anche di tante competenze che si rimettono insieme per affrontare la centralità. È chiaro che poi la parola periferia ormai rischia di diventare, Papa Francesco l'ha chiamata, le periferie umane, sociali, esistenziali, culturali, quindi il concetto di periferia diventa un concetto da cui partire per rileggere la contemporaneità. Si diceva già prima che le periferie generano confini che si modificano continuamente, anche perché viviamo, e questo sarà uno dei large moti perché cercherò di sottolineare, si muovono in una realtà complessa che cambia velocemente forme e caratteristiche. Si sta compiendo un fenomeno, per esempio, di popolazione di portata planetaria che non viene ancora avvertito complessivamente. La popolazione urbana, veniva già detto prima, del pianeta è diventata maggioranza sulla Terra, lo sta diventando maggioranza sulla Terra. E anche una quota crescente di popolazione scappa dalla povertà e dalla guerra e andrà a vivere in città. Il modo con il quale si sta affrontando, 58 milioni che dicono che sono comunque il fenomeno migratorio che è in corso e attraverso i processi di globalizzazione, non possono essere affrontati con slogan, con frasi di battutine, ma evidentemente rendono il compito sempre più complesso e articolato. E non si tratta soltanto di decidere sulle emergenze di guerra, ma c'è il problema comunque che c'è una domanda di accentramento nelle città e comunque degli spazi anche virtuali che la città fa sollecitare come desideri, come capacità in un mondo anche virtuale, che mettono in moto un fenomeno migratorio di trasposizione dell'abitare sulla Terra in una crisi o comunque in uno sviluppo, in un cambiamento epocale che mai era immaginato prima. Quindi la portata della riflessione sul tema delle periferie sta diventando un problema profondo di cambiamento epocale che non riusciamo ad avvertire nelle battutine o nel modo col quale anche un modo di affrontare i problemi è sempre più marginale, periferico, e invece il tema diventa sempre più centrale. Infatti, contemporaneamente però cresce anche la marginalità sociale. Per usare la frase di Auger, che dopo è detto, crescono in un luogo. La stragrande maggioranza delle persone vive in situazioni di povertà estrema, di precarietà esistenziale. Non possiamo dimenticare che c'è un fatto evidentemente epocale, che è spazio e tempo rimessi a disposizione, cambiati anche dalla rivoluzione tecnologica, e dall'altra che è certamente uno dei cambiamenti strutturali che non avvertiamo, e dall'altra c'è un processo di comunicazione che è estremamente veloce, che raggiunge anche territori prima che non erano toccati dalla comunicazione. Questo mette in moto una dinamica. Quando sento oggi, per esempio, si parla distinguendo come in una operazione chirurgica culturale migranti economici, migranti di lì, ci si rende conto che non si hanno le categorie culturali per interpretare quello che sta succedendo. E allora è chiaro che proprio questo sviluppo, o comunque questo processo di cambiamento, sempre di più mal governato, fa esplodere i processi di marginalizzazione che sono sempre più strutturali, appartengono e rischiano di determinare la qualità dei processi di urbanizzazione e i ritardi, per cui giustamente Piano lo dà come una teoria che si dice di rammendare, cioè i grandi discorsi di cambiamento oggi hanno bisogno della pazienza di ricostruire, perché il terreno si è evidentemente già segnato di tante contraddizioni. Come cade in carità, abbiamo spesso una frase, lo stare nel mezzo vuol dire che si tratta di cambiare dei processi che continuamente però chiedono un ritorno alla capacità riflessiva.
Allora le periferie non sono più solo fisiche, ma è un processo interno e esterno che si autoalimenta. Il concetto di periferia entra dentro nella sua efficacia simbolica. In questi luoghi, o meglio non luoghi, le contraddizioni si trovano. I termini che noi avvertiamo, inclusione e esclusione, si manipolano, si smarriscono priorità. Le carenze infrastrutturali riducono la mobilità, i fenomeni sociali, pensiamo l'invecchiamento della popolazione, la migrazione, l'abbiamo già detto, marginalità e precarietà abitativa, crisi dei processi formativi, possiamo aggiungerne altri, producono l'accelerazione e la tenuta della coesione sociale, che era il fondamento di una, che è il fondamento di una visione di cittadinanza radicata, piena di legami con il senso di appartenenza. La città convoca e però frantuma, e quindi non si riesce più. Il grande processo di coesione sociale, che è certamente estremamente importante, rischia di essere la spina nel fianco di qualsiasi tipo di intervento, o rischia di essere dimenticato se i processi sono solo riparatori di carattere assistenzialistico con basso contenuto di progettazione e di cambiamento. Il risultato quindi è una città frammentata, sempre più in preda a fenomeni di paura, e credo che questa parola ce ne accorgiamo anche nella politica periferica sulla quale arriviamo, con i linguaggi che spesso denotano un'incapacità di affrontare la globalità dei problemi, sempre più in preda a fenomeni di paura, di identità cariche di aggressività, incapaci di diventare identità plurali, incapaci di creare un meticciato generativo. Dovremmo evidentemente questo cambiamento profondo culturale che ha bisogno di rimettere insieme queste riflessioni. Ecco perché il tema della vivibilità urbana diventa fondamentale in questo sviluppo, e se vi è uno sviluppo senza governance, senza progettualità significativa, la pesantezza di questi problemi spalza la coesione sociale e ci trasforma evidentemente in soggetti che fanno crescere paure e identità chiuse, quasi che si possa resistere ai processi di cambiamento che sono in corso. Ecco perché allora parlare di benessere, di qualità della vita o di periferie dell'anima conviene soffermarsi sulla ferocia dello sviluppo urbanistico, dove la qualità del vivere è attraversata da marginalità, da sofferenza, appesantita da problemi sociali, nella crisi totale di relazioni umane che impoveriscono, aumentando meccanismi di chiusura, di paura, di difesa, in certe volte anche aggressivi. Tutto quello che sta succedendo spesso ha poco spazio di riflessione profonda. Non si risolvono questi problemi con il talk show televisivo. La città soffre, produce sofferenze e malattie multiple, e offre non risposte oppure risposte frammentate e frammentanti. Noi abbiamo creato un centro studi con Benedetto Saraceno, che per 15 anni ha fatto il direttore all'OMS sul tema delle dipendenze, della psichiatria e della salute mentale, e stiamo ragionando, lo chiameremo sui determinanti di salute, anche sulla sofferenza psichica, Marmot il primo dicembre. Abbiamo avuto Padurai, abbiamo avuto Bauman, abbiamo avuto Oshé, ma per cercare insieme di riflettere che anche le esperienze periferiche pongono oggi evidentemente un problema profondo di riflettere sul tema della sofferenza urbana. Il tema della sofferenza o del desiderio di felicità che si traduce in sofferenza è evidentemente una parola con la quale riprendere una categoria anche culturale di riflessione. La povertà urbana è uno dei maggiori fattori di rischio per la salute delle persone, amplificato anche dalla mancanza di servizi basilari, penso all'acqua, all'insicurezza abitativa, le abitazioni malsane, le mancanze di servizi sanitari, le piccole favela, lì si parlava di slam e altro, ma da noi poi viene un condotto di marginalità che evidentemente è pesantito. Ci dimentichiamo che anche nelle cosiddette aree da allontanare, mettere in rapporto il tasso di durata della vita per chi vive nelle situazioni marginali e gli altri, c'è una distanza che qualcosa va considerata e va valutata. Se l'età media per chi vive nelle aree dismesse non superi i 50 anni di fronte a altri, c'è evidentemente un problema che se scatta l'idea dei diritti di cittadinanza come diritti di dignità di tutti, questo è un problema forte, quindi non è un'esigenza di carattere assistenziale, è un principio di affermazione di diritti di cittadinanza che sono estensivi e includenti e non difensivi e chiusi in se stessi.
Per noi riceviamo appunto, io dico noi, per avere come chiave interpretativa la sofferenza urbana, che è la riflessione che stiamo portando avanti, soprattutto quella prodotta dall'ingiustizia e dalla povertà di diritti, si tratta di rileggere la ferocia che è ingiustizia, reagendo con il doppio binario, che noi usiamo questa parola, indignazione, ragionamento, impegno al cambiamento. Di fronte a tutto questo la risposta è quasi sempre difensiva. Abbiamo un gran bisogno di confini, e lo stiamo vedendo dalla crisi europea che stiamo vivendo in questo momento, di definire perimetri interni che siano la nostra possibilità di distinguersi dagli altri. Rischiamo però una esagerazione nella produzione di confini, tutte le volte che siamo allocati in una posizione di difesa poco contaminabile dalla diversità dell'altro. Nasce un'antropologia difensiva che non esiste, che non sta in piedi, che produce i fenomeni di rottura drammatica che stiamo avvertendo anche adesso, che evidentemente sono una produzione che chiede qualche riflessione, non da ABC esterna, da fotografie semplicemente di immagini e di emozioni, ma chiede qualche riflessione strategicamente molto più importante. Friedrich Barth è portavoce di un'antropologia che si sforza di comprendere l'alterità e riflette sulla costruzione dei confini come processo continuo che accompagna la storia umana tra il noi e loro. È un pezzetto che riguarda la storia umana di sviluppo. Il confine è necessario, certo, ma deve essere flessibile, perché l'incontro sulle periferie dell'anima sia di scambio e non di scontri distruttivi, perché si mantenga la singola soggettività, ma ci sia possibilità di mettersi in relazione. Parliamo di singoli, ma parliamo anche di servizi sociali, di gruppi, di popoli. Paradossalmente, l'idea dell'inclusione non è l'idea che è accanto, è l'unica possibile per affrontare evidentemente il sviluppo per dare coesione sociale. Le altre di chiusura fanno aumentare la paura, che diventa una paura anche ancestrale, aumenterà il tasso di sofferenza psichica. Come battuta dico sempre, aumentano sempre più gli ansiolitici in un livello urbano che è distrutto come questo. Rispetto a queste periferie e alla necessità di arroccarsi sui confini, che è un fenomeno che stiamo vedendo, allora l'unica risposta possibile, o comunque quella da auspicare, è una visione sociale che parta dalla povertà, che è la frase centrale, dalla povertà come sfida culturale, politica e etica, e che chiede di non aver paura della complessità, che chiede tempi di attese che non sono commerciali e a basso costo. Pierre Garmonet ha portato la questione della complessità come prospettiva decisiva, anche per un'educazione alla complessità. Vediamo delle semplificazioni, banalizzazioni che lasciano non solo il tempo che trovano, ma producono un surplus di aggressività e di insoddisfazione, di vertenzialità apparentemente diffuse, che poi sono egoismi mascherati, che non producono niente in termini di cambiamento sociale e di allargamento della coesione sociale. E tra l'altro si produce una solitudine, qui veniva detto nella descrizione anche della città, occupata da una perversità di desideri e di falsità di comunicazione. Non si salva con il Twitter, non si salva con il tal show di comunicazione, certamente c'è questa potenzialità di comunicazione che però chiede. Allora siamo sfidati dall'assistenzialismo, dobbiamo reagire all'assistenzialismo, e lo dice uno che è dentro, tutte le volte traduce l'assistenza come elemento che deve essere portatore di un cambiamento, non di una rassegnazione, che ha come criterio la ghettizzazione in luoghi periferici, di fenomeni complessi, snaturando la relazione personale e l'incontro interrogante. Nasce un affronto con la povertà che è di tipo assistenzialistico, di tipo di cronicizzazione della povertà estrema. Sostanzialmente non c'è nessuna ipotesi di cambiamento, che invece deve essere affrontata in una logica di uscire dalla povertà e andare a verificare, continuo a dirlo, che questo è il classico anche nel nostro paese, che le politiche sociali che vengono fatte sono politiche di emergenza affidate prevalentemente ai numeri di entrate, non c'è nessuna verifica sui risultati, sulla qualità delle risorse che si sono ottenute. E quindi è l'unico spazio di politica dove quello che conta quanti ne hai raccolti, non quanti risultati si è riuscito anche di rottura della povertà e della sofferenza, del cambiamento attraverso l'intervento. Se non si cambia si cronicizza la situazione, si potrà avere qualche volta il mito della bontà che però non produce assolutamente cambiamento.
e vale anche per la posizione opposta di quelli che rifiutano e che continuamente entrano dentro con criteri veloci perché si possa comunque ristabilire i confini laddove è impossibile stabilire i confini, ma che ormai chiede di interessarsi e di allargare sempre di più lo sguardo planetario della politica, che deve diventare immediatamente capace di polis, cioè di costruzione universale, non di chiusura su se stessi. Lì è una nuova ideologia debole, quella che stiamo avvertendo adesso, che utilizza la marginalità. C'hanno bisogno della marginalità dell'ideologia debole, certo, per lasciarli lì. E le periferie orientandole contro un nemico, semplificato e preciso, cercando di diffondere un sistema di promesse selezionate, portatrici di una concezione ridotta, anzi annullata qualche volta, dalla pari dignità delle persone. E qui il tema dei diritti diventa fondamentale, non come secondario, e lasciate dire, Papa Francesco usa una frase molto significativa, dignità trascendente, cioè con la capacità di un punto di partenza inequivocabile, che sollecita la responsabilità sociale, se volete i doveri sociali. Ma questo tema dei diritti di cittadinanza è un tema di sviluppo, lo vedi, l'ho detto anche in un'altra ottica nel linguaggio precedente. Questa lettura, povera culturalmente, come stiamo assistendo in questo periodo in termini enormi, banalizzata, lascia le periferie, sia quelle reali che quelle dell'anima, in un recinto dove è permesso entrare solo se si lascia fuori la domanda di cambiamento di stili di vita che li può esplodere. Siamo stati tutti ora riempiti con le spode, la carta di Milano, dello sviluppo, dei cambiamenti, altro. No, se sono dichiarazioni di intenti, noi li accogliamo come dichiarazioni di intenti. Se devono produrre cambiamento ci vuole un intervento, un cambiamento dalla prospettiva del cambiamento anche profondo. Bisogna imparare a stare nel mezzo anche di questi non luoghi e diventare così motori di sviluppo. Non può esserci un territorio, e qui arrivo a dire il messaggio conclusivo che mi sento di lanciare, di riflettere, non può esserci un territorio privato dell'etica della prossimità. E questo può essere alleato ad una logica di mercato eticamente competitiva. Cioè il tema della prossimità, della vicinanza, del ricostruire continuamente prossimità e capacità di relazioni positive, che questo anche dal punto di vista urbanistico apre degli spazi evidentemente significativi di vicinanza e di intervento è fondamentale. Se vince una prossimità assistenzialistica o di chiusura, il territorio si estranea da una dimensione di sviluppo, da risorse che producono risparmio sociale di fondo e benessere. Si spendono un sacco di soldi per interventi soltanto riparativi, nel catalogo delle risorse si parla di altro senza dire il plus di interventi di ordine pubblico, di orientamento che hanno un costo dove non c'è una verifica corrispondente ai risultati. Ma anche qui ritorna in modo paradossale il fondamento dell'etica delle relazioni di prossimità, che non sta in ragioni commerciali, ma in una scoperta più periferia dell'anima, del senso del vivere, di quei significati dell'esistere, che liberano interrogativi, cultura, poesia, arte, estetica, in fondo me lo lasciate dire, Martini in Casa della Carità ci chiese sostanzialmente di farlo diventare un luogo di cultura, certo lì le gente anche faticata, sono passate 91 nazionalità, però la nostra libreria ha 1800 abbonati del quartiere del territorio. Questo vuol dire aver riaperto uno spaccato forte sul territorio e di capire che anche i luoghi di assistenza, di condivisione, di ospitalità sono luoghi che devono generare cultura, devono generare capacità di verificare i risultati e di interrogarsi anche criticamente. Nel territorio dove si vive o si producono relazioni di prossimità e quindi deve crescere un'etica delle relazioni e altrimenti che sono fondamentali per la formazione del consenso e nella politica anche delle scelte di costituzione di chi poi deve portare avanti la costruzione di scelte anche impegnative. Non si accetta più che il territorio diventi spazio dove si può intervenire senza esserci, senza abitanti. Il rischio che si parli di periferie di gente che poi non ci abita, che si è già trasferita concettualmente fuori. E quindi si è trasferita anche esistenzialmente fuori, però fa il salmone sul territorio delle periferie senza abitarci. Abitare le periferie cambia la prospettiva, vuol dire cavare fuori da lì anche la capacità di un pensiero di cambiamento. Perché la lettura delle periferie non è una lettura tragica, una lettura di visione e di sollecitazione di un cambiamento che è anche epocale. Da lì si deve partire, si dice povertà, luoghi, confini, periferie, significa questo. Ma per questo si ha la necessità, e arrivo davvero alla conclusione, che le periferie
e le complessità che pongono diventano popolati da volti, da storie vere, che ritorni la passione e la condivisione, l'emozione e la gratuità della vicinanza. Bisogna raccontare storie positive, capacità di esperienza. Qui siamo subissati da cattive notizie drammaticamente, che stanno creando un inconscio di sofferenza troppo esagerata rispetto invece a quello dello scavare fuori e di tirare fuori l'esempio. Si tratta di aumentare i fenomeni partecipativi, di creare, proprio in un periodo che sembrerebbe contrario a questo, che basta seduti in poltrone e comunicare così via. Ormai il fenomeno, dicevo nella battuta, che mi viene a fare le docce e poi dalle aree marginali quando viene oggi, prima non sono solo i vestiti, quello che chiede sono anche le spine per accendere per caricare il telefonino. Non è una cosa da poco, è un bisogno ormai di comunicazione che è più forte, però dobbiamo raccontare anche le buone notizie, i luoghi che crescono continuamente. Dicevo prima che vengo da Reggio Calabria, dove ieri sera in un'assemblea con 200 persone si è fatta una straordinaria assemblea di partecipazione, di volontà. Ecco, poi l'immaginario che noi abbiamo è evidentemente di un paese solo distrutto lì. Vi è un'energia forte che è all'interno, che ha bisogno adesso di essere capitalizzata come procurazione. E allora, se non, guai a noi se non avessimo Bonhoeffer in Resistenza resa, scriveva: niente di ciò che disprezziamo negli altri ci è completamente estraneo. Per sottolineare il valore dello stare, del rimanere, abitare le situazioni in cui ci troviamo, soprattutto quelle dalle quali preferiamo fuggire perché segnate da una buona dose di sofferenza, Bonhoeffer ci rimanda alla fecondità dell'abitare in maniera creativa, abitare il limite e la contraddizione. Per questo è assolutamente necessaria una profonda e continua capacità di ascolto, con un senso di gratitudine soprattutto verso gli altri. Il tema delle periferie, me lo lasciate dire, mette in moto sentimenti, e qui chiudo citando evidentemente Papa Francesco, in moto sentimenti positivi che hanno dentro anche la commozione, l'indignazione, ma la valorizzazione dei sentimenti come capacità vera, che deve riappropriarsi in un'etica della prossimità e non soltanto in un'epoca della chiusura su se stessi. Cresce nel sociale un capitale etico e umano che non può essere sciupato in un'emergenza continua, in una sussidiarietà da supplenza. La periferia, nelle sue articolazioni, chiede risposte complesse ma concrete. Vorrei chiudere richiamando le parole di Papa Francesco e il suo invito ad andare nelle periferie della società e dell'anima. Con il suo linguaggio diretto dice: sappiate esercitare l'autorità accompagnando, comprendendo, aiutando, amando. Sappiate abbracciare tutto e tutti, specialmente le persone che si sentono sole, escluse, aride, le periferie esistenziali del cuore umano. Questo è un invito, e coltiviamo allora la capacità relazionale che rispetti le differenze, ma che si appella fortemente alla dignità di ogni individuo, che permette anche una realtà metropolitana complessa una possibilità di convivenza, di rispetto, proprio partendo dalla relazione che diventa solidarietà e ricerca continua di giustizia.